sia mio marito, quando era ancora vivo, sia altre persone mi hanno detto che con precisione aveva forse da dopo il 75 in avanti, forse un pochino dopo il 75, ecco, non ne saprei precisare la cosa molto. Gli era stato detto che questo suo tentativo di voler portare tutte le forze politiche a collaborare a livello di governo per il bene del paese era una cosa che non era apprezzata da certi gruppi, da certe persone, da certe correnti, e che quindi si guardasse da seguire questo suo pensiero e da, come dire, da insistere in questo suo progetto politico, perché avrebbe pagato caro a questa sua cocciutaggine. La mia reazione, non solo la mia, ma un po' di tutti noi, è stata di grande stupore. Cioè, stupore perché, innanzitutto perché per chi era Moro e cosa significava Moro. Cioè, io non pensavo mai che i compagni fuori avessero la forza e la capacità di portare a termine un sequestro militarmente così complesso come era quello di Moro, che era il presidente della Democrazia Cristiana in quel momento. Quello che ci aveva colpito e meravigliato, credo tutti quanti, era quella che poi fu chiamata la geometrica potenza delle Brigate Rosse, perché noi ci ricordavamo un'organizzazione così fatta da ragazzotti, da ragazzi anche con poca esperienza militare, che nel giro di pochissimi anni era in grado di compiere, invece era stata capace invece di compiere un'azione militarmente complessa e difficile come il sequestro di Moro con l'uccisione della scorta e nel centro di Roma. 49 dei 92 proiettili che furono ritrovati in via Fani erano ricoperti da una particolare vernice a lunga conservazione ed erano senza la data di fabbricazione. La prima perizia parlò di proiettili in uso a forze armate non convenzionali. Pronto? E chi parla? Indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse, lei deve comunicare alla famiglia? Sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. I cannot accept the disgraceful and ungrateful decision taken by the Christian Democratic Party. I will not absolve, nor will I exonerate anyone of their responsibility. No political or moral reason impels me to do so. My own cry joins that of my family, themselves wounded to death, and I hope that their cry will be heard independently. I don't believe the Christian Democratic Party has solved their problems by liquidating Moro. Because of this clear incompatibility, I request that at my funeral there be no one present representing the Italian state and no one from the political party. I ask to be accompanied by the few people who have really wished me well, those therefore that are worthy of accompanying me with their prayers and with their love. Kind regards, Aldo Moro. Nella Democrazia Cristiana, la morte di Aldo Moro pesa ancora. E pesa la scelta che io ho fatto e che mi ha fatto diventare i capelli bianchi di praticamente sacrificare Moro per salvare la Repubblica. Nella tipografia delle Brigate Rosse, che fu scoperta immediatamente dopo l'uccisione di Aldo Moro, che era in via Pio Foà a Roma, fu trovata una stampatrice proveniva dai servizi segreti, in particolare dal RUS, Raggruppamento Unità Speciali,
che era il settore dei servizi segreti che si occupava del reclutamento dei gladiatori. By the time that Moro's body was discovered, the Italians had worked themselves into such a frenzy and such a terror about the Red Brigades that I think if the Red Brigades had appreciated just how frightened the Italian government was at that point, that they might actually have accomplished something political. The goal of terrorism, after all, is to terrorize. They had succeeded in terrorizing. They had terrorized the political class of Italy. Quando io parlo di ideale, io parlo oggi di un ideale di verità. Non è più l'ideale ideologico. Io sono giunto alla conclusione, non da oggi, che il fascismo è stata un'esperienza storica che è definitivamente tramontata, che è stata perfettamente mantenuta in vita. Quindi diciamo un ideale di verità rivolto non soltanto al passato, ma anche al presente e al futuro. Questo ideale di verità esclude che io possa pentirmi di ciò che ho fatto, perché ciò che ho fatto, giusto o sbagliato che possa essere giudicato, l'ho fatto credendo profondamente e continuo a credere. E non posso quindi dissociarmi da questo passato, in cambio di cosa? Io voglio la verità che lo Stato nega. Posso mai concepire di dissociarmi per accettare dallo Stato quei benefici che concede a chi ha paura e a chi riconosce un torto che non ha? Perché qui ci sono state migliaia di ingannate, che sono state dapprima ingannate, poi incarcerate e molto uccise. Personalmente vorrei sapere anche perché mi sto facendo 17 anni di carcere. Cioè, cosa veramente, chi veramente può aver usato la mia vita? Cioè, mentre io credevo di muovermi in una certa direzione, forse c'era qualcuno, senza che io me ne rendessi conto, che mi faceva procedere in un'altra direzione. Io vorrei saperlo. Questi pupazzi, questi che i francesi chiamano automat, e che noi chiamiamo automi, da automatos, cioè movimento automatico, e sono appunto questo tentativo di dar vita a un movimento, di dar vita a una vita che non esiste, ma che tuttavia appare nella sua immobilità e nel suo movimento, come lei vedrà, deliziosa. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur. Time Watch returns in the autumn.